Buon pomeriggio, un saluto da Elisa Angelica Ceccarelle, benvenuti a Linea Diretta, il nostro contenitore pomeridiano che ci tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 16.30 rigorosamente in diretta. In questo momento siamo in diretta su due emittenti, TVR Teleitalia 7 Gold canale 19 e TVR Più canale 77. Ricordiamo che sono due emittenti che si collegano per questa trasmissione, ma poi ognuna vive di vita propria, ovvero 7 Gold soprattutto sport. TVR Più, appunto, oltre alla medicina, allo spettacolo e al cinema, si occupa anche di arte, quindi due programmazioni diverse fra loro, ma comunque appunto che si ritrovano in alcuni momenti della giornata, e questo è uno di quelli. Allora, oggi un programma eterogeneo, iniziamo subito con la medicina. Abbiamo in studio, lo saluto, il dottor Pier Andrea della Camera. Buonasera, urologo e andrologo. Buonasera. Quindi grazie per essere all'interno dei nostri studi. Nella seconda parte invece ci occuperemo di cibo insieme a Coralba Martini e Enrico Pasquetti. Coralba Martini si occupa essenzialmente di cucina, Enrico Pasquetti è uno scrittore che ha scritto dei racconti. Vedremo come questi due modi diversi di interpretare il libro si uniscono per creare appunto Nel cassetto di nonna Adele. Bene, detto questo, io vi ricordo intanto il nostro numero telefonico 055 89 464 44 per tutti coloro che vogliono fare delle domande. Allora, veniamo subito al primo argomento. Abbiamo detto la andrologia, urologia, forse in questo caso, professore, dottore? Sì, diciamo che in questo caso forse è più giusto parlare di andrologia, ecco. Nel senso che ecco, quello di cui ecco, oggi ecco, volevamo parlare era del carcinoma, del tumore testicolare. Questo perché è una patologia che ultimamente è ecco, un pochettino in aumento, soprattutto tra i giovani. E questa è una cosa che volevo ecco, sottolineare, perché spesso ecco, noi giovani, se posso utilizzare questo termine, perché non sappiamo insomma, quanti anni ha e non lo vogliamo sapere, rimane, è giovane, basta. Comunque, insomma, spesso ci sentiamo molto forti, vigorosi, e quindi diciamo, perché andare dal medico? Siamo ancora giovani, ci sarà tempo per andare dal medico. Ecco, però purtroppo il tumore testicolare è una patologia che colpisce dai 15 ai 34 anni, quindi nel senso è uno quindi dei giovanissimi, no? Giovanissimi, quindi è uno dei pochissimi tumori che purtroppo ecco, colpisce noi giovani, se così si quindi può anche dire. Ragazzi di 15 anni possono e avere questo anche, tumore? Purtroppo anche i ragazzi di 15 anni, dopo i 34 anni inizia a diventare sempre più, sempre 34. Più raro, sempre più raro come patologia. È un discorso di percentuali e di incidenza, sì. Insomma, quindi è normale che casomai ecco, ci sarà saranno dei colleghi che sicuramente potranno confermare di aver visto un tumore testicolare per dire a 40-45 anni, per dire, però è di certo è un po' più raro rispetto a quell'età che abbiamo indicato. Quindi in questo momento, vista l'ora, ci saranno tante mamme all'ascolto, lei sensibilizzerà anche questo tipo di certo. persone, appunto, di spingere i propri figli a controllarsi. Ecco. E qui entriamo in un argomento a noi molto caro, cioè al discorso ecco, della famosissima visita di leva, che più volte sia io, ma anche qualche altro collega, insomma, su questa trasmissione, in questo spazio diciamo televisivo, ha parlato un pochettino anche della visita di leva. Perché? Perché la visita di leva era un modo sia per individuare patologie ecco, molto meno gravi, come ad esempio un varicocele, ma soprattutto anche per istruire i ragazzi giovani a 18 anni a fare diciamo, la famosa autopalpazione. Cioè, che significa? Noi sappiamo che tutte quante le donne devono toccare la ghiandola mammaria, in genere si consiglia durante praticamente la doccia, al fine di poter individuare un eventuale nodulo al seno. La stessa cosa purtroppo ecco, devono fare i nostri giovani ragazzi, cioè devono ecco, toccare diciamo, i testicoli ecco, quando fanno praticamente la doccia, e se notano a livello testicolare una massa più dura, durolignea, noi spesso utilizziamo un termine molto simpatico, diciamo se sentite una sorta di pietra all'interno del testicolo, qualcosa di duro, allora a questo punto ecco, fate una visita. Ecco, ma si può muovere questo qualcosa di ecco, è fermo? Ecco, allora purtroppo per definizione diciamo in genere i tumori sono qualcosa di fermo, cioè sono di qualcosa che si localizzano sul testicolo e ovviamente non è possibile dislocarli rispetto diciamo alla ghiandola testicolare, chiamiamolo così, al testicolo. Quindi la prima cosa ovviamente è rivolgersi ad un urologo. Purtroppo è una patologia che non ha neanche dei veri e propri fattori di rischio, cioè mi spiego meglio. Noi sappiamo che per dire i fumatori ecco, rischiano il tumore al polmone, oppure per dire anche i tumori vescicali, i tumori renali.
Purtroppo invece non esiste una, puoi dire, una condotta di vita oppure qualcosa che può in realtà stimolare l'insorgenza del tumore testicolare. Cioè quello che si dice dei fattori predisponenti sono di certo l'età oppure spesso anche la mancata discesa del testicolo. E questo è importante soprattutto informare le mamme, perché se nel bambino, nel neonato, fino ai 2 anni non abbiamo la discesa del testicolo a livello del sacco scrotale, allora dobbiamo rivolgersi da un urologo, meglio se un urologo pediatra, che può, ecco, localizzare il testicolo e riportarlo nel sacco scrotale entro i 2 anni, perché più tempo rimane il testicolo in cavità addominale, perché in realtà il testicolo è un organo che nasce in addome e poi pian piano discende verso lo scroto, più tempo rimane in cavità addominale più poi c'è il rischio in età avanzata insomma ai 15 anni di sviluppare praticamente un tumore testicolare. Oppure esistono altre patologie, ma sono già più rare, di origine genetica, come la sindrome di Klinefelter. Ecco, ora non voglio utilizzare dei termini medichesi, come si dice, ma esistono patologie molto più rare genetiche che possono determinare l'insorgenza di questa patologia. Ecco, quindi diciamo alle mamme e ai ragazzi che in questo momento sono all'ascolto intanto di controllarsi di persona, sì, però sì. Mi chiedo, prima che la cosa appunto sia evidente, cosa si può fare? Perché a quel punto il tumore c'è già, ecco, quando si sente. Ci sono delle analisi, dei sistemi? Allora, diciamo così, prima di tutto, ecco, come dicevo, la prima persona che dovrebbe, ecco, andare a controllare il proprio testicolo è lo stesso paziente, cioè nel senso che noi sappiamo che l'autodiagnosi è uno dei pochissimi casi in medicina in cui è fondamentale. Ovviamente se noi, insomma, ai 18 anni un ragazzo giovane dovrebbe comunque fare una visita dall'andrologo e dall'urologo, in modo tale che ovviamente farà una prima visita di check-up, chiamiamola così, in modo tale che, ecco, potrà individuare una tale patologia. Ma poi fondamentalmente, ecco, sarà lo stesso paziente eventualmente a individuare una tale lesione e a rivolgersi dall'urologo, anche perché è una patologia in gran parte asintomatica, cioè non dà una vera e propria sintomatologia, a meno che la patologia non diventi, ecco, come sempre, in uno stadio realmente, diciamo, avanzato. Ecco, quindi in questo caso non esiste altra alternativa, insomma, farsi visitare e palparsi e vedere se c'è qualcosa di strano. Farsi visitare e palparsi. Non ci sono nessun tipo di cambiamenti, non so, nell'urina, no? Niente? Assolutamente no, e questo è il problema, cioè è asintomatico a meno che, diciamo, di fasi realmente praticamente avanzate, in cui, diciamo, ripeto, poi, ecco, andando, diciamo, dall'urologo, dall'andrologo, ecco, noi poi eseguiremo un'ecografia testicolare in cui poi metteremo in evidenza la patologia e poi da lì inizia, diciamo, un pochettino tutto quanto l'iter diagnostico terapeutico che poi porta eventualmente all'intervento chirurgico. Quindi diciamo che uno dei primi esami è proprio, diciamo, l'ecografia, anzi, ecco, non so se la regia li ha pronte, ma avevo portato delle immagini di un tumore testicolare, oltretutto, che ho diagnosticato io. Ecco, diciamo, forse è difficile per i non medici capire questa immagine, però in realtà in questa immagine il parenchima, cioè il tessuto sano testicolare, ovviamente il testicolo è quel tondo, quella mezzaluna che si vede, il parenchima sano è tutta quanta quella zona intorno che vedete, quella specie di quadratino, e in quella zona in cui c'è il quadratino vedete quelle strutture rosse e blu, sono i vasi sanguigni che, ecco, affluiscono nella zona praticamente dove c'è il tumore, e poi vedete tutta quanta quella zona un po' tutta quanta disomogenea che va dal bianco al nero, ecco. Quindi gli elementi che evidenziano il tumore sono questi evidenziatori celesti e rossi? Sì, o no? che in realtà sarebbero i vasi sanguigni, perché i tumori sono purtroppo fortemente vascolarizzati. Ovviamente il tumore è una cellula impazzita che richiede tantissima energia per poter crescere e duplicarsi, e quindi che fa? Richiama verso di sé tutti quanti i vasi sanguigni al fine di poter utilizzare il massimo nutrimento possibile per duplicarsi, ovviamente in maniera incongrua. Ecco, le chiedo, un tumore di questo tipo a cosa porta? Ecco, sono tumori che si risolvono con facilità? Sono tumori invece pericolosi? Dipende ovviamente dallo stadio, però in generale, siccome non ho mai sentito dire così nella mia vita che qualcuno, intanto neanche che l'abbia avuto, poi neanche nessuno sia morto di questo tumore, quindi mi chiedo fino a che punto sia pericoloso, no? Allora sì, allora, diciamo, questa è la bella notizia, cioè nel senso che oggi la medicina ha fatto davvero dei passi da gigante, ma soprattutto
le terapie chemioterapiche. Mi spiego meglio. Per essere, ecco, molto più, per usare un termine molto più, ecco, comprensibile dai nostri telespettatori, noi abbiamo fondamentalmente due tipi di tumori maligni: una forma più aggressiva ed una forma meno aggressiva. Generalmente la forma meno aggressiva, oggi arriviamo a dei tassi di guarigione che sono del 95%. In questo caso? Nelle forme, diciamo, quelle lì, diciamo, che hanno una prognosi migliore. Esistono poi delle forme invece di tumore testicolare che purtroppo sono molto aggressive, e in quel caso invece ovviamente i tassi di guarigione scendono tanto. Ecco, ma esiste anche la possibilità di operare, o ci si basa soltanto sulla chemioterapia per la cura? Assolutamente no, infatti diciamo la prima cosa che c'è da fare è di andare ad asportare il testicolo, ovviamente con la patologia tumorale, e tutti quanti i linfonodi del canale inguinale. I linfonodi in realtà sono tipo delle, come dire, delle piccole stazioni di controllo del nostro sistema immunitario, che spesso vengono invase dalla patologia tumorale, e quindi a quel punto è necessario asportare. Quindi si asporta il testicolo insieme, come dire, alla sua ancora, che lo tiene ancorata, diciamo, a livello pubico. Dopo si esegue l'analisi istologica del testicolo, e in base al tipo di tumore decidiamo se eseguire. In genere oggi si tende sempre di più a eseguire una chemioterapia o meno. Perché? Perché nei tumori, diciamo, meno aggressivi è una sorta di chemioterapia, diciamo, di pulizia. Cioè, in che senso? Noi togliamo il testicolo con il tumore, è un tumore scarsamente aggressivo, però comunque, ecco, il nostro paziente lo mandiamo dall'oncologo perché fa questa, possiamo chiamare, mini chemioterapia, per cercare, per essere sicuri al 100%, di andare a distruggere anche delle eventuali cellule che durante l'intervento chirurgico possono delocalizzarsi in altre zone, diciamo, del nostro organismo. Invece ovviamente è d'obbligo in tumori testicolari molto molto aggressivi. Ecco, dottore, le chiedo, una contusione, per esempio al testicolo, spesso i ragazzi appunto giocano, fanno a botte, insomma, da ragazzi, può portare, può essere un elemento di rischio per un futuro tumore? Allora, questa in realtà è un qualcosa che si credeva in passato, cioè in passato dicevano che un traumatismo diffuso, continuo praticamente a livello del testicolo, potesse poi sviluppare, diciamo, ecco, potesse dar via poi eventualmente in futuro allo sviluppo, diciamo, di un tumore testicolare. In realtà è qualcosa che oggi viene sempre di più, diciamo, sconfessata. Più che altro la cosa invece, ecco, interessante è un'altra, cioè nel senso che soggetti che hanno avuto un trauma testicolare, oppure soggetti che hanno una semplicissima infezione al testicolo, si chiamano orchiti, orchi epididimiti, possono dare, diciamo, dei segni dal punto di vista ecografico che sono molto simili al tumore che abbiamo visto. Cioè, se ricordate quell'immagine che abbiamo visto precedentemente... Ora magari ci fanno rivedere l'immagine che abbiamo visto prima, ecco. Ecco, se casomai vedete l'immagine che abbiamo, ecco, mandato in onda precedentemente... Il medico, la mano del medico, insomma. Che però cos'ha in mano? Uno stetoscopio, che però, ecco, nel mio campo, insomma, non è però, tanto... Insomma, no, diciamo, ecco, è professionale. È professionale, e dà anche molta sicurezza, sì, ecco. No, comunque, a parte gli scherzi, no, dicevo, questa immagine è un'immagine tumorale ottenuta da una persona che ho operato, ma comunque un'infezione testicolare oppure un trauma testicolare può dare un'immagine molto simile a questa. Quindi per questo motivo spesso alle volte, ecco, è difficile anche da un punto di vista anche radiologico, ecografico, andare a distinguere un tumore da un'infezione. Infatti alle volte, casomai, in maniera prudenziale noi diamo prima una terapia antibiotica abbastanza importante e poi seguiamo ecograficamente l'andamento della situazione. Se ovviamente è qualcosa che regredisce, ovviamente è un'infezione; se invece è qualcosa che va avanti, ovviamente è il tumore. E questo in quanto tempo si vede? Cioè, perché penso la persona che è lì ad aspettare, insomma, non sia molto tranquilla. Non sia molto tranquilla, sì. Diciamo che in realtà ovviamente bisogna sempre parlare col paziente, questo è fondamentale. Cioè, nel senso che ovviamente se è una situazione molto avanzata, lì a quel punto si decide di andare direttamente in sala operatoria e di fare una biopsia estemporanea. Che significa? Significa che durante l'intervento noi asportiamo una piccolissima parte di tessuto, la facciamo analizzare dal nostro anatomopatologo, che è direttamente in sala operatoria con noi, al nostro fianco in sala operatoria, e ovviamente se è tumore poi procediamo con l'asportazione.
La cosa, ecco, molto interessante, perché spesso c'è un po' di confusione nelle persone, cioè spesso dicono, molte persone che ho visto mi dicono: dottore, ma com'è possibile che ho un tumore? Ho fatto gli esami del sangue, ho fatto anche i markers tumorali, cioè quegli esami specifici per il tumore testicolare, e sono tutti quanti negativi, com'è possibile che io possa avere un tumore? Ecco, quello che c'è da dire è che in realtà il tumore testicolare è un tumore che determina un incremento di questi markers soltanto quando è una patologia molto molto avanzata. Questo quindi vale anche per altri tumori, questo, no? In genere vale anche per altri tumori, cioè nel senso soltanto quando è molto, oppure in una fase già un po' più avanzata, che non si parla più di una patologia localizzata nel testicolo, ma già una patologia localizzata a livello addominale, allora questi markers iniziano a crescere. Ovviamente, ripeto, nel senso, se abbiamo un forte sospetto da un punto di vista ecografico di patologia tumorale, soprattutto se il nostro paziente inizia a essere agitato, questo gli provoca una certa qual ansia, a quel punto, ecco, è giusto andare in sala operatoria, fare una biopsia estemporanea, quindi togliere un piccolo pezzettino di testicolo, farlo analizzare al nostro biologo che è con noi praticamente in sala operatoria, se è tumore poi ecco, si procede alla sportazione. Ecco, dottore, quell'ospedale lavora? Io lavoro al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo, lì svolgo la maggior parte dell'attività chirurgica, ma ovviamente anche a Villa Donatello qui a Firenze. Quindi ovviamente da due poco punti. Ho avuto un incarico anche alla Leonardo da Vinci qui a Firenze, ma soltanto da un punto di vista fondamentalmente, diciamo, diagnostico, e come responsabile, diciamo, del centro diagnostico urologico della Leonardo da Vinci. Ecco, ha detto che appunto l'immagine che ci ha portato è quella di un suo paziente. Sì. Quanti anni ha questo ragazzo? Lui, per l'appunto, lui è un farmacista che poi è diventato anche un mio carissimo amico, di 34 anni. Ecco, quindi era al limite proprio. Sì, al limite. Limite. E com'è arrivata a lei? Cioè, nel senso, perché è venuto a farsi fare questa ecografia? Beh, tramite il cosiddetto tantam delle persone che avevo operato, si è rivolto a me perché sapeva, insomma, che ero... Ah, lui aveva sentito che c'era qualcosa, quindi... Sì, ovviamente sentiva praticamente, diciamo, una sorta di nodularità praticamente a livello del testicolo. Lui aveva anche dolore. Quindi in genere quando si ha dolore uno pensa sempre ad un processo, diciamo, infettivo, tant'è vero, ecco, che fondamentalmente ho provato una terapia antibiotica, ma ecco, è durata non più di una settimana, 10 giorni, poi abbiamo ripetuto un'ecografia a distanza di 20 giorni e poi fondamentalmente si è andati in sala operatoria. Ecco, come è andata a finire? Bene, insomma. Molto bene, anche perché lui è guarito completamente. Nello specifico poi, ecco, dopo l'asportazione del testicolo, lui poi, ecco, ha voluto, ovviamente essendo un ragazzo giovane, ecco, porre anche una protesi testicolare, cioè nel senso che è una sorta di protesi in silicone che viene messa ovviamente solo per motivi prettamente estetici al posto del ecco, testicolo che quello abbiamo quello dipende tolto. Poi dalle scelte delle persone, no? Sì. Cioè, che magari così non gli dà importanza. È un discorso prettamente estetico. Ecco, le chiedo questo, mentre le parlavo appunto mi ha incuriosito questa cosa, cioè una cosa sulla quale ho riflettuto spesso. Negli ultimi anni, negli ultimi tempi si tende molto ad abbinare incidenza tumorale soprattutto ai cibi che mangiamo o comunque all'inquinamento eccetera. Ora lei mi parla di un tumore che può venire a 15 anni, quindi mi chiedo, quanto è vera questa teoria? Fino a che punto è scientificamente valida? Perché se un tumore viene a un bambino di 10 anni oppure a 15 anni, come lei mi dice, abbastanza, non dico diffuso, ma insomma viene spesso, non è un tumore raro, come si fa a dire che è il cibo che mangiamo quello che provoca il tumore? Allora, il discorso è questo, è che in genere c'è una certa qual tendenza a sviluppare la patologia, cioè mi spiego meglio, soprattutto se abbiamo una familiarità per sviluppo di tumore testicolare, noi abbiamo dei geni che sono molto più sensibili a eventuali cancerogeni esterni. Come lei ben sa, io di origine sono campana e ho un collega della famosa Terra dei Fuochi, no? In Campania, sì. E lui sta conducendo degli studi molto interessanti sugli inquinanti ambientali, sulla diossina, sia sulla scarsa fertilità. Ovviamente noi sappiamo che il testicolo, oltre a produrre il testosterone, che è un po' la benzina di noi maschietti, no? Che serve non solo per il discorso dell'erezione, ma serve anche per una serie di altri motivi, ma ovviamente produce anche spermatozoi. Lui sta dimostrando che l'inquinamento ambientale, la diossina,
cioè può eventualmente, soprattutto in soggetti che hanno una certa tendenza genetica allo sviluppo della patologia, far sviluppare, ecco, ancora prima la patologia oppure far sviluppare del tutto la patologia. Quindi diciamo che noi nasciamo con una certa tendenza genetica allo sviluppo di una determinata patologia, dove gli inquinanti, i cancerogeni e ovviamente ambientali possono poi ovviamente, ecco, stimolare l'insorgenza della, ecco, della, diciamo, patologia. Che poi in realtà, cioè, perché viene un tumore ancora non si sa, insomma, se sapesse veramente, altro che premio Nobel, insomma. più che altro ogni tumore ha una storia a sé stante. E il discorso è questo, è che in realtà il tumore deriva da una sorta di impazzimento della cellula. La cellula impazzisce perché non riesce più a bloccare, a frenare la sua suddivisione cellulare. Immaginiamo, è come una macchina che sta camminando a forte velocità in autostrada, ma non abbiamo più i freni. Sì. Quindi la cellula non riesce più a bloccare la sua suddivisione cellulare, e dato che si suddivide in maniera estremamente veloce, non riesce a dar vita a delle cellule figlie che possono essere funzionanti. E ogni tumore deriva da una alterazione genetica che provoca, ecco, la rottura di questo freno, perché esistono diversi migliaia di tipi di freni diversi. Però ecco, la cellula tumorale non ha più, perde quel gene, quella sorta di informazione che ha all'interno che gli permetta, ecco, di tirare a un certo punto, diciamo, il freno a mano. E per questo, ecco, è un po' oggi. Bisognerebbe capire perché impazzisce la cellula, lì il problema, no? Perché di, certo, ecco, di certo i cancerogeni ambientali possono poi, ecco, favorire, ecco, la perdita del controllo e la perdita, diciamo, del. E questo è il motivo per cui spesso io sento dire, no? Ma com'è possibile che ancora non si è trovata la causa del tumore? Perché non c'è una causa ma singola. Soprattutto no, ma il discorso è anche un altro, cioè nel senso, non esiste un tipo di tumore. Ogni cellula, e nel nostro corpo ne esistono miriadi di cellule, quindi sono ognuna diversa dall'altra, può avere delle alterazioni genetiche che poi determina l'insorgenza di un tipo differente di tumore. Quindi esistono una miriade di tumore, il tumore non è uno, esistono tantissimi tipi di tumore, e per questo ogni tipo di tumore necessiterebbe di una terapia differente in base al tipo di cellula in cui ci siamo, in base al tipo di alterazione genetica che avviene nella cellula provocata da cancerogeni ambientali. Ecco, poi dottore, appunto, se uno fa anche un escurso storico, quando andiamo indietro nei secoli, quando non c'era neanche magari l'inquinamento, certo, tante persone morivano di tumore, magari non sapevano bene che spesso c'è scritto male oscuro, insomma, cose di male terribile, morbo, cioè, lo vediamo anche negli stessi cimiteri, no? E si capisce appunto che spesso erano tumori, però non c'era né l'inquinamento e neanche altre problematiche di oggi. Quindi insomma è tutto molto, secondo me, ancora avvolto nel, non dico nel mistero, perché chiaramente la scienza sta facendo passi da gigante, soprattutto nel curarlo, nel senso, io penso che la chirurgia sia la cosa più importante in questo ambito, cioè intervenire prontamente, no? Certo. E bloccare la cosa prima che si estenda. Appunto, cioè nel senso che la chirurgia, soprattutto poi in questo caso specifico di oggi, è proprio il primo passo. Da lì in poi, ecco, si può ragionare su un discorso, diciamo, farmacologico e terapeutico, perché ovviamente noi abbiamo parlato di un tumore che è localizzato a livello del testicolo, in cui noi togliamo soltanto il testicolo, facciamo al massimo, abbiamo detto, quella chemio di sterilizzazione. Ma ci sono anche degli altri casi in cui il tumore già in prima diagnosi è un tumore già disseminato. Ovviamente in quei casi sì, per carità, la chirurgia è sempre il primo passo, però poi abbiamo bisogno di altre armi, e ovviamente gli oncologi sono in questo campo molto più esperti di me, perché ovviamente gli oncologi sono quelli che poi gestiscono la chemioterapia, che però, ecco, ripeto, oggi riescono a darci dei tassi di guarigione che sono estremamente alti. E ovviamente un'altra cosa importante è che oggi si sta un po' rivoluzionando quella che è la cura chemioterapica, ma di molte patologie, non solo di questo tipo di tumore. Cioè si sta iniziando a parlare di immunoterapia, che è un discorso un po' diverso, perché mentre la chemioterapia è un farmaco che purtroppo, noi sappiamo, agisce su tutte le cellule, cioè non è un farmaco intelligente la chemioterapia, noi facciamo un farmaco chemioterapico, il farmaco chemioterapico agisce su tutte le cellule. Ovviamente agisce soprattutto sulla cellula tumorale, ma poi sappiamo che molte persone che fanno la chemioterapia, dopo un certo periodo di tempo, non possono più farla, perché quel farmaco sta creando danni ad altri organi. Ecco, oggi invece ci stiamo spostando, ma questo un pochettino
nella medicina in generale, verso un tipo di immunoterapia, cioè di terapia intelligente, in cui il farmaco riesce a riconoscere e a discriminare la cellula tumorale dalla cellula non tumorale. E questo lo fa in base a quelle alterazioni che abbiamo detto precedentemente, cioè andando a capire qual è l'alterazione genetica che ha portato la cellula poi a trasformarsi in tumore, riusciamo a creare dei farmaci che riconoscono quel tipo addirittura di alterazione genetica e quindi riescono ad attaccare solo ed esclusivamente quel tipo di cellula. Bene, quindi diciamo la scienza va avanti sia dal punto di vista farmacologico che sì, ovviamente chirurgico e soprattutto di conoscenza. Allora, grazie dottor Pierandrea Della Camera per essere stato con noi, grazie, ci ha parlato di un argomento molto importante che fortunatamente interessa una piccola fetta della popolazione, però insomma c'è, quindi è bene sapere che esiste, può esistere questa patologia, quindi insomma è bene farsi vedere e soprattutto controllarsi. Ricordiamo che potete rivedere questa trasmissione alle ore 19 questa sera esclusivamente sul canale 77 e anche domani mattina sempre alle 7 sul canale 19, quindi insomma ci sono tre possibilità per rivedere questa trasmissione, a mio avviso molto interessante, anche perché forse è la prima volta che anch'io ne sento parlare, ecco, nonostante abbia intervistato spesso andrologi e appunto urologi. Grazie per questo comunque discorso importante su questo tipo di malattia, anche perché ci ha ricordato quanto sia importante, insomma, non dico prevenire perché quando uno lo scopre già c'è, ma insomma, diciamo la, come si diceva, la diagnosi precoce. Grazie dottore, adesso le previsioni del tempo, un po' di pubblicità e poi invece parleremo di cibo, di alimentazione e scopriremo come stare bene rilassati quando appunto la salute ce lo permette. A fra poco.